Che tipo di persona sono? Rullo di tamburi? Ah! Un cretino come al solito, non ci posso far niente! Mamma mia! Partiamo subito con questi TikTok fuori di testa! No! Spirited Away, la città incantata! Bellissimo, ogni volta i feels. Mamma mia, cioè ha ripercorso tutte le cose del film e ci ha fatto la musichetta bellissima. Wow, bellissima, bellissima. E riparte, best loop ever. Una di Minecraft addirittura ha fatto, con Steve che va giù sui Lego. Oh, oh, sta trascendendo, sto trascendendo. Aiuto il creeper. Beh, bello, bello, dai, non me l'ascolto tutta, però bello. C'è questo tizio che ha creato una pubblicità dei Dorito falsa. Cioè, l'ha fatta lui in casa. Ma la fa benissimo. Guarda come l'ha fatta. Vabbè. È lui un Dorito. Lui è il signore dei Dorito. Vediamone un'altra perché è bravissimo. Qua invece fa quella degli Oreo. Che gli inzuppa nel latte. Vediamo un po' il risultato. Oila! Cioè, ecco come le fanno. È molto semplice. Molto semplice, nel senso, ci vuole un grande genio. Però il risultato, stupendo, ora voglio degli Oreo. Datemi degli Oreo. Ok, questa qua sta creando delle carte Pokémon tridimensionali. Cosa? Guardala. Tipo, no, no, ma come ha fatto? Tipo, addirittura quante carte ha dovuto mutilare per far sta roba? Ma dagli a me piuttosto. Però risultato assurdo, cioè, questa è la tua vera carta rara di Pokémon. Ok, abbiamo una bellissima pizza che va tagliata, ragazzi. Ma quanto la tagliamo sta pizza? Quanto, qual è il limite di tagliare una pizza? Basta, basta, lo dice anche lui, basta. Aiuto. Non pensavo che una pizza si potesse tagliare così tanto. È stata mutilata. Non fateli del male. Ragazzi, proteggiamole. Dobbiamo aprire una sorta tipo PETA per le pizze, per proteggerle dai maltrattatori, da quelli che ci mettono la pizza con l'ananas. Ok. Mia sorella ha praticamente una lavagna nella sua stanza e ci puoi disegnare. E lei al college adesso, cosa ci fa lei? Vabbè, gli ha disegnato un Patrick allegrissimo sulla parete. Ma è bellissima sta cosa. Sarebbe strabello tipo avere un muro lavagna. Cioè puoi disegnarci tutte le boiate che vuoi e sfogare. Se ti viene il colpo da magico artista, che fai? Ti serve una lavagna in casa. Ok, tastini della tastiera. Però vuole renderli tipo a forma di fragola? Cosa stai facendo? Ma come gli hai ridotto i miei tastini? Ah, mette praticamente della roba, del pongo, sui tastini. E li crafta e diventano stracarini. Vabbè, tipo se avete una ragazza e volete fargli un bel regalo e siete capaci con le mani, potete fargli queste cose qui sulla sua tastiera e rendergliela unica. Insomma, troppa fatica per me, troppa fatica. Vediamo il risultato finale, carino, carino. Però io vorrei vederli su una tastiera. Ok, abbiamo il tizio che ha creato Stay di Justin Bieber e Kid Laroi. E ci mostra come l'ha fatta. Questo è un genio, cioè tipo riesce a fare un sacco di musiche assurde. È proprio un pazzo geniale. Lui ha usato questa tastiera per fare la musica. Sentiamo un po' come gli è venuta in mente. Guardalo. Ma vediamone altre perché ne ha fatte tipo un sacco lui. Vabbè, chiede consiglio agli amici per fare una musica. E adesso vediamo che tira fuori. Cioè la sta inventando sul momento, lui la musica ora. Sentiamo un po'. Vabbè. È più bravo lui di Justin e Kid Laroi. Stravello, stravello. Tipo la craftava anche, praticamente accendeva una luce e ci ha fatto tipo i rumori accendendo le luci. Usa tutte le cose che è in casa sto qua. Niente, è un genio, basta. Ok, poi c'è questo artista assurdo che fa quadri iperrealistici
ci è impiegato un sacco a farlo, però cavolo! Ma ne ha fatto 32k quella? No, è lui con la sua cacchio di matita che non ha una vita sociale, ma meglio per lui perché crea dei cacchio di capolavori. Cioè, guardate cosa ha creato. 6 mesi di lavoro continuo per far sta roba. Mamma mia. Foto 32k. Assurdo, assurdo. Sì, la composizione è tutto molto... Guardate i dettagli della pelle, guardate! Io, cioè, boh. Poi abbiamo sta ragazza che... Ok. Bella transizione. Assurdo come l'ha fatta, l'idea è bella. Cioè, getta la borsetta e diventa ogni volta una donna di colore diverso in base al vestito che ha gettato. Bello, bello, dai, creativo. Ok, qui abbiamo una mamma che insegna i figli attraverso praticamente delle biglie come funziona il corpo umano. Vabbè. Che va anche nel cesso, che all'inizio pensavo che fosse praticamente un calice di vino, ma in realtà sono delle ciappette al cesso. Complimenti a ste mamme creative che insegnano al bambino come funziona il corpo umano. Questa qua invece, questa ragazza ha creato in casa sua un posto per gli scoiattoli mettendoci delle corde in giro, che poi non sono scoiattoli questi, sono lemuri, non so, che si divertono così in casa. Certo, sarebbe meglio stessero nel loro habitat naturale, però ehi, comunque è una cosa simpatica quella che ha fatto lei per loro. Sicuramente staranno meglio di prima. Oh, questo è assurdo. Questo è assurdo. Praticamente cosa fanno qua? Ogni volta è un processo stralungo e tedioso dove... Beh, tedioso non lo so se ti diverti, però praticamente usano la resina per disegnare. Quindi uno strato di resina, butti la resina, continui a dipingere, aspetti un giorno perché devi aspettare che si asciughi. Ogni volta dipingi uno strato un giorno alla volta, alla fine ti esce una cosa tridimensionale incredibile così. È bellissimo. Cioè sembra veramente sott'acqua, in realtà sono solo strati di resina su strati di resina. Però è stupendo. Certo che devi avere spazio per tenere un drago in casa. Questa qua ha ricreato il gioco Dalgona di Squid Game sulle sue unghie, sta ragazza. Sei riuscita a sopravvivere, guarda come lo spacca tutto sulle unghie così. Parabim parabem, ed è pure riuscita a sopravvivere. Una vera donna di classe. Questa è una cosa che potrei fare anch'io con Photoshop, dato che non sono un maestro ma me la cavicchio. È molto semplice, anche dal cellulare la fa direttamente. Ha fatto una foto alla sua mano e praticamente inizia a metterci delle corde per collegarla. Ok, quindi collega le corde e poi ci mette del sangue finto per fare ovviamente che la mano è staccata. Bello! Cioè, è uscito bene, direi. Sangue finto, ovviamente. E tac! Perfetto, perfetto per Halloween, per spaventare gli amici. Oh, guardate cosa mi sono fatto al braccio! No! Guardate, si fanno una foto con una freccia. Guarda che bene che è venuta. Cioè, ragazzi, fare le foto non è mica semplice. Quelle foto assurde le fanno proprio con effetti veri. Quindi qua tipo per fare che tocca lo specchio. Guarda, guarda, guarda là. E poi devi fare lo scatto giusto. Insomma, non troppo complicato, ma ci vuole una certa mente per farla. Devi uscire un po' dalla box, dalla scatola. Devi pensare a come farle bene queste foto. Tutte molto carine, direi. Soprattutto quella della freccia con la corda. Bella, bella. Mi fa venire voglia di fare fotografia professionale. Qual è il disegno falso? Allora, quella è vera. Quindi dobbiamo trovare una che sia disegnata. Quella è vera. Quella è vera. Secondo me è quella marroncina. Quella scura. Quella scura. No, nemmeno lei. Allora cos'era? Era il foglio dietro! No, non ci credo! Era il foglio dietro, perché? Sono stato trollato livello 100 qua! Sono stato stratrollato, ne ha fatti altri, vediamone altri di sto qua. Allora, qual è il disegno? Le Duracell, quale sarà quella falsa? Secondo me, di nuovo il foglio dietro, vuoi vedere che si ripete? Sono tutte vere, il foglio dietro è il signor falso, anche se sembra molto... No! Era... Mi frega sempre sto qua. Adesso voglio vederne altre di sto qua. Era praticamente l'orologio su Apple Watch. Era disegnato. No, cosa ha fatto sta qua sulle mani? Ah, ma chi te lo fa fare di staccare i dentini dei tuoi bambini da latte e farti delle protesi strane sulle mani? Please, levatemelo dagli occhi. Ok, questo qua si disegna una mano con le corde. Praticamente in uno sfondo nero non si nota e sembra praticamente che la mano ci abbia i capelli. Non lo so, abbia le corde, tipo la barba di Kinga. Va bene, carina comunque. Sì, sì, ci sta. Aia, poi, povera Manu. Povera Manu, lasciala in pace. Homer Simpson, che cosa...
Bellissimo! No! Guarda che bellissimo! Questo è genio, questo è genio. Marge sul vestito. Bellissimo. Questo è un bel modo di fare le foto. Quella di Homer è stupenda col fucile. No, buon uomo, si fermi. Si placchi, buon uomo. Cosa sta cercando di fare, buon uomo? Disegni li facevo io. Ok, no. Stavo dicendo, li facevo anche all'asilo sti disegni. E poi mi fa così. Complimenti. 100% winning rate. Kuno ha creato la macchina da bullying perfetta. Vabbè, la tira a 400 all'ora. Signore, si calmi. Si calmi, signore. Guardalo là, se ti arriva tipo così, muori. Se ti arriva addosso una palla a quella velocità. Guarda questa che si fa l'altalena in casa così. Guardalo. È tipo il loop perfetto. Ah no, non ho fatto il loop. Se faceva il loop era ancora meglio. Però straccarina l'altalena così. Bella idea. Bella idea. No, questo ha preso una ruspa per stappare la bottiglia. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Guarda. Quando sei talmente bravo a guidare la ruspa. Oh no, questa cosa fa la sua faccia? Signorina, adesso si trasforma in un beh, quasi. Aiuto! Sembra una marionetta di Five Nights at Freddy's. Cosa? Quante hanno fatto tipo una foto una ciascuno? Ma il boss di fare sti giochi, datela a me sta camera che ci faccio più video. Ok, ok, con questa ansia possiamo concludere qui, dai. Ragazzi, allora, vi hanno dato idee. È stato creativo questo posto. Aspettate, a proposito di creatività, devo di nuovo fare il gioco. Vediamo che tipo di persona sono. Vediamo di nuovo. No, aspetta, non sono contento. Questa non va bene. Sono normale. Ah no! Sono Big Brain, ottimo! Bene, con questa intelligenza posso continuare a fare sempre video migliori. E voi ragazzi, se siete interessati al mio fumetto, link in descrizione. Fumetto Very Big Brain. Per il resto, grazie per la visione di questo video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!